Benvenuti, accomodatevi in questo webinar, mettetevi comodi, che adesso iniziamo e approfondiamo i vari temi della giornata. Bene, direi che siamo anche abbastanza numerosi, mi fa molto piacere come cosa. È sempre bello vedere così tanta partecipazione. Direi che fortunatamente gli strumenti tecnologici ci stanno consentendo a tutti di partecipare a questa sessione, anche se a distanza, e sicuramente non ha. Vi ringrazio di aver trovato anche il tempo per partecipare, perché credo che questi temi siano molto importanti. Allora, nel mentre che appunto anche Massimiliano Grasso si collega, c'è un po' di eco, ok, allora aspettate solo un attimo. Chiedo scusa, probabilmente così abbiamo eliminato un pochino di eco. Ovviamente come immaginate non siamo in studi di registrazione, ma ovviamente noi di Sclobi siamo tutti in smart working, però da questo punto di vista ovviamente siamo rimasti operativi. Come avete visto, quelli che sono i nostri, quelli collegati qui, che sono i nostri clienti, avranno visto sempre l'operatività continua di tutto il nostro team, e vi ringrazio anche per i messaggi solidali che ci sono arrivati in questo periodo, e sicuramente ovviamente le persone più colpite da questo, sappiamo benissimo che siete voi, quindi ci stiamo adoperando proprio per supportarvi. Ecco, nel mentre che Massimo Agasso si collega, direi di ricapitolare un attimo di cosa parleremo oggi. Quindi, molto brevemente, obiettivo di oggi è parlare del delivery. Il delivery, come lo gestisce Sclobi? Vedremo modalità automatiche, modalità manuali, di come si gestisce, sia quindi il delivery alla vecchia maniera, quindi che arriva via telefono, oppure anche che arriva via WhatsApp o simili, ma anche il delivery attraverso le piattaforme più note, quindi Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, sicuramente ci sono tante piattaforme. E senza dimenticare ovviamente tutti quei centri urbani che oggi non hanno ancora questi circuiti di delivery, ma che fanno il delivery attraverso una propria forza di consegna. Ecco, abbiamo delle soluzioni ovviamente anche per loro. Quindi vedremo un pochino la carrellata di questi aspetti. Perché questo? Perché ovviamente, come vabbè, in parte i media, ma in parte lo vivete sulla vostra pelle, alcuni ristoratori o comunque un insieme di persone legate al mondo Horeca hanno inizialmente bloccato la propria attività per ragioni di sicurezza, ma anche perché hanno visto un calo sensibile, anzi, poi un fermo totale con quei blocchi ovviamente governativi, un fermo totale della presenza nei punti vendita. Ovviamente, come si può lavorare? C'è una modalità? La risposta è sì, c'è una modalità ed è il delivery, ovviamente. Tanti ristoratori, e devo dire, abbiamo dei dati molto che ci fanno molto piacere, perché il delivery ha subito quasi un 200% in più di gestione, quindi tre volte tanto la situazione precedente. È una cosa che è molto valida, e in questo momento ovviamente, perché consente al ristoratore sicuramente di rimanere aperto, ma anche al cliente finale di svagarsi. Lo dico come cliente finale, sono molto felice che tanti di voi siano messi a fare delivery, perché mi permettete di evadere dalla monotonia domestica. Piccole pillole prima di iniziare. Fare delivery non è solo un aspetto tecnologico, prima di tutto in questo momento è l'aspetto della sicurezza. Come sapete, sono state fatte tante raccomandazioni da parte del Ministero, sono state gestite in vario modo dalla stampa e così via. Vi invito però a visionare
le raccomandazioni fatte dalla FIPE e da Asso Delivery, l'associazione nata per gestire proprio il delivery, in merito proprio alle regole di sicurezza per la gestione dei consegne a domicilio. Come sapete, ci sono le indicazioni di Ministero, ma poi queste devono essere tradotte in pratica. Quindi sicuramente, prima di tutto, bisogna informare il proprio personale, bisogna fornirgli delle dotazioni di sicurezza. So benissimo che molti di voi non le hanno a disposizione o hanno difficoltà in questo momento. Speriamo con l'ultimo decreto che ci siano più possibilità di avere dotazioni di sicurezza, però è molto importante fornire dotazioni di sicurezza. Voi avete la responsabilità di tutelare non solo voi stessi, prima di tutto, ma anche i lavoratori e il cliente finale, ok? Anche perché ovviamente se il delivery venisse mai indicato, individuato come una possibile fonte di diffusione della devius, porterebbe ulteriori blocchi. Quindi è molto importante che ognuno in modo responsabile agisca. Ci sono molte regole, qui non le approfondiremo perché non è ovviamente il mio campo, ci sono molte regole molto semplici da applicare, quindi riorganizzare la propria sala, tenere distanze con i fattorini, utilizzare involucri di determinato tipo, avere metodo. Okay. Il buon senso è sicuramente la cosa più semplice. Per l'elenco completo di queste informazioni che avete visto in maniera molto veloce, vi invito ancora una volta ad andare su assodelivery.it oppure su fipe.it, il sito della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Andiamo poi ad altri aspetti invece un pochino più pratici che ci permettiamo di consigliare come piccola premessa. Tre aspetti abbiamo individuato. Il primo aspetto è quello di pensare al proprio menu. Ottimizzare il menu in questo momento è quasi doveroso. Come sapete, da un lato ci sono picchi di richieste per il delivery, dall'altro c'è un aspetto anche di disponibilità delle materie prime. Ricordate quindi che l'utilizzatore finale, il cliente finale, non si aspetta di trovare tutto il vostro menu disponibile in delivery, ma magari i piatti più blasonati e più noti. Quindi sicuramente da questo punto di vista restringere il menu può essere utile. Dovete restringere anche in funzione ovviamente della disponibilità delle materie prime, la possibilità possibilmente di lavorare non sul totalmente fresco, ma sul gelato, o comunque sull'abbattuto, insomma la possibilità sicuramente di lavorare con materie prime meno deperibili il più possibile, dato che non potete prevedere totalmente i picchi e la disponibilità anche dei fornitori, e l'altro aspetto è puntare sui piatti che hanno anche il miglior food cost, quindi marginalità. In sostanza è un momento molto importante per tutti, difficile sotto certi aspetti. Ottimizzare significa anche, da un lato, ridurre gli sprechi, dall'altro ottimizzare con i piatti che voi ritenete migliori anche per quello che è il food cost. Quindi questo è molto importante: pochi piatti qualitativi e con meno sprechi, meno difficoltà anche nella gestione. L'altro aspetto è il web o gli strumenti. Oggi vi danno tanti strumenti, ci sono tante piattaforme di delivery nate per il delivery, in più ci sono i social network, c'è WhatsApp, c'è Facebook Messenger, cioè ci sono 20.000 strumenti diversi. Quello che noi vi consigliamo con dovuta cautela, andare a sperimentare. Quindi sperimentate le nuove piattaforme. Alcune di queste, le più emergenti in questo momento, hanno tra l'altro lanciato dei piani molto convenienti dal punto di vista economico, per cui vi consigliamo comunque di provarlo. Molti, anzi, avrete visto anche le comunicazioni, alcuni hanno deciso anche di farlo gratuitamente per i primi mesi o in questo momento di difficoltà. Ultimo punto, rimanete in contatto con i vostri clienti. I vostri clienti possono raggiungere livelli di pazzia chiusi in casa. Il fatto di ricevere
Le novità, cioè sono però molto ricettivi appunto a ricevere le novità che gli date. Quindi rimanere in contatto con loro attraverso i social network, attraverso qualche messaggio di email, di sms, può essere molto valido anche per informare sulle novità. Diventa la lavagna della vostra attività. Tra l'altro vi segnalo che il webinar che abbiamo fatto la scorsa settimana, proprio in approfondimento del come rimanere in contatto con i vostri clienti sfruttando servizi come For Them, che hanno piani gratuiti, torno a dire, e che lavorano integrati con Sclovi, abbiamo fatto proprio un webinar la scorsa settimana, e quel webinar è disponibile da oggi pubblico sul nostro blog, quindi se andate poi sul nostro blog trovate tranquillamente il video. E sul nostro blog vi segnalo anche che stiamo pubblicando, come avete visto, tanti aggiornamenti, tanto materiale creato dai nostri partner proprio sul supportarvi. Questo ci rendiamo conto che non basti, e proprio per questo motivo abbiamo programmato un insieme di pubblicazioni anche con esperti e associazioni o soggetti istituzionali proprio su consigli e approcci per gestire meglio la situazione. Ad esempio, il delivery significa anche aspetti dal punto di vista di autorizzazione, dal punto di vista fiscale, vari aspetti di questo tipo devono essere approfonditi, e quindi pubblicheremo proprio a breve un video di approfondimento proprio su questo. Ad esempio, ci sono anche altri aspetti da gestire a livello pratico e anche, perché no, qualche informazione sulle sovvenzioni o sulle agevolazioni finanziarie che in questo momento stanno uscendo. Ovviamente l'invito a consultare il vostro commercialista di fiducia rimane sempre valido, però noi cerchiamo di darvi degli spunti. Okay? Prima di passare all'argomento del giorno, vi cito un'iniziativa che abbiamo lanciato per sostenere la raccolta fondi della Protezione Civile. Come sapete, la Protezione Civile in queste ore e in questi giorni, scusate, è impegnata nel supportare ospedali, volontari e tutto il nostro paese. Da questo punto di vista servono fondi, come immaginate, ci sono stati fatti ingenti già stanziamenti per questo, però il contributo di tutti può essere valido. Per questo motivo abbiamo creato una piccola funzionalità che inserisce un banner in coda agli scontrini e le fatture emesse con Sclovi. Un piccolo gesto che voi potete abilitare in maniera assolutamente volontaria, non lo imponiamo a nessuno. Nei prossimi giorni riceverete proprio sull'applicazione una notifica che vi chiede se volete abilitarlo, proprio verrà diffuso nei prossimi giorni con un aggiornamento. A voi basterà dire sì, e in automatico compare. Lo potete disabilitare quando volete. Il conto corrente indicato qua non ha niente a che vedere con noi, ovviamente, ma è il conto corrente ufficiale della Protezione Civile, che è disponibile anche sul sito ufficiale della Protezione Civile. Quindi nessun intermediario simile. I fondi vanno direttamente alla Protezione Civile. Bene, detto questo, passiamo all'argomento del giorno. Il delivery. Allora, Sclovi gestisce da tanto tempo il delivery e in queste settimane abbiamo cercato di potenziare le funzionalità sia nostre dirette sia attraverso i partner. Alcune delle cose che vi dirò oggi sono già presenti. Cercherò di darvi delle pillole anche sui nuovi rilasci che stiamo facendo e che saranno disponibili appunto a breve. La priorità che abbiamo dato in questo momento è stata proprio quella del supportarvi con funzionalità e anche giustamente con un servizio clienti che è stato formato anche per aiutarvi sui temi del delivery. La gestione, abbiamo due gestioni, quindi gestione automatica e gestione manuale. La gestione manuale su Sclovi è quella che vi consente di segnare su Sclovi gli ordini che arrivano, ad esempio, per telefono, per email, per WhatsApp, ma anche per chi non avesse ancora attivato le integrazioni, dai circuiti come Just Eat, Deliveroo e così via.
Da Sklobi trovate un bottone in basso a destra nella schermata dei tavoli con un omino in bicicletta. Premendo su quel bottone vi compare appunto un pop-up che vi chiede alcune informazioni, ad esempio l'orario richiesto per la consegna, e poi vi consente di inserire anche un identificativo alfanumerico. Potete scrivere quello che volete fino a 30 caratteri. 30 caratteri perché? Perché queste informazioni vengono poi stampate anche nella comanda e nello scontrino. Quindi dimensioni relativamente ridotte. Questo identificativo può essere il nome della persona, ma può essere anche l'identificativo alfanumerico del circuito. Ad esempio, gestito da un identificativo numerico dell'ordine. Voi lo potete scrivere lì sopra. Questo vi consente sempre di avere abbinate le due cose. Per chi volesse però inserire, ad esempio, chi fa gestione della consegna a domicilio in maniera più diretta, quindi per gli ordini telefonici, può essere utile inserire tutte le informazioni del cliente. Da questo punto di vista vi ricordo che è sempre possibile anche selezionare il cliente premendo sull'omino, e è possibile o ricercarlo oppure inserirlo ex novo col tasto più. Molto semplice. In fase di pagamento vi ricordo anche, per chi non avesse ancora attivata, la funzionalità di gestione fiscale di gestione contabile del delivery. È una funzionalità che ovviamente separa il delivery e vi dà la possibilità di avere un report finanziario strutturato in maniera più chiara e precisa, anche perché in alcuni casi c'è la necessità di effettuare il delivery di effettuare la fatturazione del delivery al circuito. In altri casi invece c'è una situazione ibrida, o in altri casi ancora c'è proprio il pagamento solo a voi. Tramite questa funzionalità voi potete gestire in maniera più semplice. Ecco, è arrivata una prima domanda del signor Giuseppe. Io in Sklobi non ho la biciclettina perché non ho la gestione tavoli. Dove la trovo? Ecco, un'ottima domanda, grazie. Allora, questa stessa funzione, quindi di gestione del delivery, la trovate anche accendendo direttamente la sezione comande. Quando voi premete su un qualsiasi prodotto, il sistema vi chiede di selezionare se si tratta di una consegna in delivery oppure se è una comanda normale. Come avete notato, ecco qua, dovreste vedere come sto evidenziando, qui c'è un selettore, appunto, in cui in questo momento è selezionato appunto l'opzione corretta. Da questo punto di vista quindi voi potete quindi scegliere al volo anche dal modulo comande, anche se non gestite il modulo sala tavoli. Il modulo sala tavoli d'altronde è un modulo utilizzato esclusivamente da chi ha una gestione a tavoli o al banco o simile. Dopodiché tutte le altre schermate sono identiche. Pagamento. Ora, sicuramente per chi di voi conosce Just Eat, Deliveroo, Glovo o i vari metodi, sa bene che ricevere i pagamenti tramite questi... chiedo scusa, è arrivata un'altra domanda, mi fermo soltanto un attimo per rispondere alla domanda del signor Loiero. Dove trovo la comanda? Io ho nel menu la voce cassa. Ecco, significa che non è attivo il modulo comande. Quindi in questo caso, se non vede nessuna di queste opzioni, non è attivo il modulo comande. Molto banalmente lei può contattare il servizio cliente che gliela attiva al volo, non c'è alcun problema. Ritornando su di noi, c'è il tema del pagamento. Ora, per chi utilizza sicuramente i circuiti di delivery, come ad esempio Just Eat, Glovo, Deliveroo e così via, è abituato a ricevere il pagamento attraverso queste piattaforme. Nel caso però degli ordini ricevuti direttamente, come posso ricevere il pagamento? Voi direte, non posso, anche perché il contante, come abbiamo visto nelle regole di prima, è una cosa da evitare. Possibilmente, perché in questo momento è comunque fonte di pericolo. Anche far girare i vari fattorini con un POS bancario potrebbe essere difficoltoso, qualcuno lo fa,
qualcuno di voi lo fa, ma potrebbe essere difficoltoso. Esistono delle alternative. Vi segnaliamo ad esempio Satispay. Per chi non lo conoscesse, Satispay è un metodo di pagamento che consente ai clienti finali di fare pagamenti senza alcun costo verso di voi, e da quel punto di vista, una volta che voi ricevete il pagamento, è integrato con Scrobby, quindi è tutto automatizzato, chiudete lo scontrino o la fattura. A voi costa veramente poco, vi invito ad andare a vederlo, lo attivate in maniera molto veloce, e è un sistema proprio che consente di pagare a distanza. Addirittura mentre l'utente al telefono con voi può effettuare il pagamento, ok? O consentiamo il pagamento anche quando va il fatturino a domicilio. Un altro metodo di pagamento che segnaliamo è Itsready. Itsready è un metodo di pagamento diffuso su città come Milano e Torino, legato ai buoni passo. Ancora una volta, buoni passo tramite app. Sta prendendo piede come circuito, devo dire che sempre più ristoratori ce lo stanno richiedendo, e da questo punto di vista è molto interessante il fatto che anche in questo caso in remoto il cliente finale può effettuare il pagamento con anche i buoni passo, carta o buoni passo. La cosa molto interessante secondo me è che in un momento di smart working come questo, in cui tante aziende stanno lasciando i propri dipendenti a casa, a lavorare da casa, può essere proprio uno strumento molto utile. Infine, credito prepagato. Credito prepagato, per chi non lo sapesse, è una funzionalità di Scrobby che consente la la gestione proprio di un credito prepagato per singolo cliente. Quindi viene memorizzato su Scrobby un importo che il cliente finale può ricaricare con contante o con buoni passo. Questo importo poi può essere speso e materialmente senza presentare fisicamente nulla nel momento dell'utilizzo, ma quindi anche in remoto. Voi direte, comunque va fatta la ricarica. È vero, va fatta la ricarica. La ricarica potrebbe essere effettuata intanto una sola volta, ad esempio ritirando il blocchettino dei buoni passo e così via. Oppure, in alternativa, abbiamo notizia di alcuni ristoratori che hanno convenzioni, ad esempio, con uffici o simili, che stanno utilizzando la gestione del credito prepagato proprio per creare dei piccoli wallet, dei piccoli borsellini elettronici dei dipendenti di queste aziende, che poi possono utilizzare proprio come rimborso dei pasti. Quindi in realtà può essere molteplice l'utilizzo. Ecco, mi fermo un attimo per delle domande. Allora, la signora Tiziana chiede se è possibile inserire un numero illimitato di delivery. Oltre a quelli standard, posso inserire sistemi di delivery locali non troppo conosciuti? La domanda è correttissima, assolutamente sì. Quindi questa finestra è totalmente personalizzabile, voi potete caricare tutti i circuiti che volete, anche un circuito che vi siete inventati voi, quindi ad esempio magari avete creato voi un vostro sistema di delivery, un vostro portale, potete inserire tutti quelli che volete. E potete inserirli sia autonomamente oppure contattando sempre il nostro servizio clienti, che gratuitamente ve li inserisce. La signora Ferrero chiede se esiste un'integrazione che automatizza l'inserimento delle comande dalla piattaforma delle aziende delivery con Scrobby. Esiste ed è proprio uno dei punti delle slide successive. Se mi dà 5 minuti ci arrivo. Il signor Perinati scrive: sicura normativa dei buoni passo prevede ancora che vengano utilizzati giornalmente e non in forma massiva. Sì, allora, su questo ovviamente noi è doveroso dire che noi non facciamo un servizio di consulenza da un punto di vista fiscale, per cui rimaniamo sempre ai vostri consulenti. Alcuni ristoratori, dato che è una normativa sicuramente in evoluzione, alcuni ristoratori hanno scelto di usare questa strada, quindi in realtà vengono utilizzati effettivamente giornalmente, utilizzati attraverso il sistema che viene caricato sul sistema. Su questo rimandiamo sempre ai vostri consulenti.
Un'ultima funzionalità, anzi, penultima funzionalità che vi segnalo sulla gestione di Sclovi, che questa è una funzionalità utile sia nel caso della gestione manuale che stiamo vedendo adesso, sia di quella automatica che vedremo fra poco, è lo scontrino via email. Lo scontrino via email è una funzionalità che noi abbiamo inserito qualche anno fa, che consente sostanzialmente di inserire l'email della persona e noi gli mandiamo via email la copia dello scontrino o della fattura. È un servizio molto interessante perché uno, non vi costa nulla, due, consente di inviare al cliente anche a distanza lo scontrino, risolvendo anche il fastidioso problema legato alla carta termica. Come sapete, la carta termica di scontrini reagisce all'incirca a 40 gradi. Spesso e volentieri i cibi che voi fornite emanano così calore, anche se nel sacchetti, che sbiadiscono lo scontrino, lo rendono illeggibile e quant'altro. In questo modo, invece, voi gli potete mandare lo scontrino via email, e la cosa carina è che potete anche inserire all'interno i vostri riferimenti social, i social network, o altre promozioni o simili. Quindi nell'email che arriva, e qui ne vediamo un esempio, perdonate se è così piccolo, compare appunto il vostro logo, i vostri social, quindi qui vediamo appunto il vostro logo, qua appunto vediamo i social, sotto vediamo il corpo dello scontrino appunto riprodotto, la mappa e sotto i pulsanti anche per condividere sui social la loro esperienza. Inoltre abbiamo aggiunto, come saprete, nelle scorse settimane anche la fidelity virtuale, quindi in ogni scontrino viene anche inserita una fidelity card virtuale. Significa anche quindi che i vostri clienti, magari che state acquisendo proprio in questo momento smart working, o comunque in cui siamo tutti chiusi in casa e giustamente cambiano le nostre abitudini, sperimentiamo anche locali nuovi, proprio in questo momento possono essere fidelizzati e magari appunto nel momento in cui, speriamo presto, finisca la crisi, avremo la possibilità anche di averli già fidelizzati. Una funzionalità poco conosciuta, ma che in alcuni casi può essere utile, la funzionalità proprio della fattura semplificata. Cos'è la fattura semplificata? È una fattura con solo codice fiscale. Quindi voi avete la possibilità di chiudere una vendita senza bisogno di nessuna stampante, senza bisogno di, cioè ovunque vi troviate, quindi anche da casa o in giro in mobilità, registrando in automatico all'Agenzia delle Entrate. È una funzionalità molto semplice, perché basta appunto inserire, ripeto, il codice fiscale, sia ovviamente in questo caso manualmente, però ad esempio se il cliente ve lo manda via WhatsApp, via SMS e simili, voi lo potete inserire anche così, o ve l'ho detto al telefono, tanto comunque facciamo una verifica che sia corretto, e il documento viene generato e inserendo l'email arriva via email al cliente. Nonché una copia, cioè nonché l'originale va allo SDI dell'Agenzia delle Entrate e è registrato. Questa funzionalità può essere utile laddove in questo momento in cui ovviamente anche i vari tecnici hanno difficoltà nel muoversi con la totale libertà, viste le restrizioni, potrebbero, in caso di problemi sulle vostre stampanti, potrebbe essere una funzionalità utile come backup. O in alternativa ancora, per chi gestisce queste operazioni anche da casa. Ad esempio, abbiamo notizia di alcuni clienti che hanno sì una parte del personale all'interno del locale, il personale di cucina, però chi prende le ordinazioni sta lavorando da casa. Prende le ordinazioni, risponde alle telefonate, mette tutto insieme e poi inserisce su Sclovi i dati e poi dalla cucina lo vedono. Quindi paradossalmente in quel caso la gestione anche dell'invio del documento può essere totalmente remotizzata, smart working per il ristorante. Veniamo adesso alla domanda anche posta poco fa da uno dei partecipanti al webinar. Mi fermo soltanto
per una domanda del signor Alessandro Giacchino, la fattura semplificata deve essere attivata dall'assistenza clienti. La fattura semplificata in realtà è attivata di default, quindi in modo predefinito, è abilitata su tutti i clienti, perché è una fattura semplicemente con solo codice fiscale. Però ovviamente qualora abbiate domande sull'utilizzo del servizio in maniera approfondita, alcune domande me le potete porre tranquillamente qui. Vi ricordo che tutti i nostri clienti hanno, senza alcun costo aggiuntivo, il nostro servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mi potete chiamare, scrivere, abbiamo attivato anche l'assistenza via WhatsApp, oppure andate sul nostro sito, alla sezione supporto. Il signor Loiero scrive: attualmente uso fatture in cloud per le fatture elettroniche. Si può integrare col sistema fatture di Sclobi? Ma noi siamo normalmente integrabili con praticamente tutti i sistemi. Poi dipende ovviamente da quel sistema se consente questo tipo di integrazione. Sicuramente se contate il nostro servizio clienti può essere fatta una valutazione. Viene chiesto se abbiamo integrazioni con Google Pay, Apple Pay e PayPal. Allora, in questo momento no. Dico in questo momento perché, allora, scartando per un attimo, allora, sicuramente stiamo facendo le valutazioni su questi sistemi di pagamento. Non è tanto un fattore tecnico, ma ne stiamo parlando con alcuni ristoratori ormai da tempo, anche da quando siamo nati, ammetto, da quando siamo nati, noi quando siamo nati avevamo l'integrazione con PayPal, ad esempio, ma sono integrazioni che non sono più che altro da un punto di vista tecnico, ma sono da un punto di vista poi economico, che bisogna valutare se sono sostenibili. Perché effettivamente spesso questi circuiti hanno commissioni più alte. Stiamo valutando con dei partner se riusciamo a ottenere delle commissioni più basse, a quel punto sì, ha senso. Ovviamente chi di voi avesse dei suggerimenti su questo, o voleste comunque andare avanti sulla cosa nonostante le commissioni elevate, siamo interessati a saperlo, perché in quel caso basta scriverci. Viene chiesto infine se siamo integrati con i ticket elettronici Edenred. Abbiamo delle integrazioni con questi sistemi basandoci ad esempio dei POS come Qsave e così via. Il problema è che non abbiamo delle integrazioni, perché non ci vengono fornite al momento delle integrazioni per pagamenti in remoto. Sicuramente valuteremo nel tempo, appena verrà reso possibile da questi sistemi, l'inserimento di questi pagamenti. Ci rendiamo conto che sia, ad esempio, Edenred un player molto presente sul territorio nazionale, non solo in Europa, e sicuramente è un tema per noi caldo. Ok, il signor De Carlois scrive che ha il contatto con Edenred. Assolutamente, se ha qualsiasi contatto in tal senso ci fa molto piacere, e se ci vuole scrivere saremo ben lieti di intervenire su questo aspetto. Quindi mandi assolutamente ci mandi assolutamente un'email, e sarà un piacere per noi prendere in mano la situazione. Come sapete, sono sempre integrazioni che noi inseriamo molto volentieri nel sistema, quindi grazie anzi per la disponibilità. Allora, ritorniamo al tema delivery. Il tema delivery automatico, cioè, quindi stiamo parlando il cliente finale va su Just Eat, su Deliveroo o su qualsiasi altra piattaforma e arriva in automatico l'ordine su Sclobi. Come è possibile fare questo? È possibile su una selezione di servizi. Adesso ve ne raccontiamo alcuni. Il primo fra questi è Eat in Time. È stato uno dei primi a essere integrato con Sclobi. È un portale, eatintime.it, che permette di ricevere gli ordini. Attivo principalmente in alcune aree d'Italia, non ancora su tutto lo stivale. È molto interessante però come servizio, perché offre due servizi paralleli. Il primo è quello di una flotta per il delivery utilizzabile anche per le proprie consegne.
Quindi, in concreto, se voi ricevete un ordine anche telefonico, potete effettuare la consegna a domicilio attraverso di loro. Il secondo servizio molto interessante è che se voi volete avere il vostro sito e la vostra app personalizzata con il vostro logo e così via, ma che consente di ricevere gli ordini, loro vi danno un pacchetto chiave in mano, cosiddetto white label, cioè vi danno un sito o un'app strutturalmente già pronte, in cui vanno messi sotto i loghi, i vostri colori e così via, ma in tempi anche relativamente rapidi e con investimenti molto ridotti potete partire con un servizio personalizzato. Anche in questo caso il servizio è integrato con Sclovi, quindi gli ordini che arrivano su It in Time arrivano in automatico su Sclovi. Quindi poi vediamo cosa significa. Smart Touch Menu, una soluzione che è nata per l'ordinazione al tavolo dei clienti, che però vi consente di ricevere gli ordini anche dai clienti che sono a domicilio. Quindi Smart Touch Menu ha creato ha ampliato, diciamo, la sua offerta di servizio in questo momento di necessità e tra l'altro mi raccontava proprio il nostro business developer Massimiliano Grasso che Smart Touch ha introdotto anche una promozione proprio su questo servizio. Sì, tra l'altro sono riuscito a ricollegarmi, Francesco, non so se mi sentite. Sì, assolutamente. Ok, non volevo interromperti, ma sono online. Sì, vi confermo che Smart Touch ha in questo momento una promozione attiva per i nuovi clienti, che consente di utilizzare una delle N versioni del sistema gratuitamente per 3 mesi per provare il servizio ed è la versione che è integrata anche con Sclovi eventualmente. Quindi può funzionare sia in modalità standalone che in modalità integrata. Ok, grazie Massimiliano. Passbot. Altro servizio integrato da tanto tempo con noi. Passbot è un servizio che vi consente di inserire all'interno della vostra pagina Facebook, e solo nella pagina Facebook, un bot, cioè un'entità che risponde in automatico al posto vostro e che è in grado di prendere anche ordini. Quindi in questo momento le persone che immaginate appunto tutte le persone che stanno andando sulla vostra pagina Facebook potrebbero effettuare l'ordine direttamente da lì utilizzando Passbot, che poi gira l'ordine direttamente su Sclovi. Struca è un servizio nato dall'esperienza di alcuni ristoratori che hanno cercato di approcciare in maniera imprenditoriale proprio anche il tema del delivery, dell'ordinazione in autonomia e consente vari aspetti. Fra questi, ad esempio, la possibilità di creare dei portali personalizzati, quindi sempre sul loro sito, cioè sempre sul vostro sito, chiedo scusa. E inoltre, quella che diciamo è una delle funzionalità più succulente, perdonatemi la parola, è l'integrazione con i circuiti di delivery. Cioè, in soldoni, tramite Struca voi potete fare in modo che una persona che ordina all'interno di Uber Eats, Just Eat o Glovo, l'ordine che arriva su queste piattaforme in automatico può arrivare su Sclovi. Questo è un servizio molto potente, perché ovviamente voi potete fare in modo di aprire, come dicevamo prima all'inizio di questo webinar, voi potete sperimentare tutti i canali che volete e arriverà su di voi l'ordine. Ovviamente c'è anche Deliveroo. Deliveroo è invece un'integrazione che stiamo realizzando noi direttamente, perché richiedono normalmente un'integrazione diretta col software di cassa e prossimamente sarà disponibile. Stiamo lavorando per fornirvela nel più breve tempo possibile. Fino allora vi ricordo che ovviamente c'è la gestione manuale per Deliveroo, quello non è un problema. Ovviamente però appena sarà pronto anche lì potrete gestire l'autonomia.
tutti questi giusto servizi. Giusto due considerazioni, però... Francesco. La ragione per cui Strucca non contempla anche Deliveroo è legata a scelte strategiche di Deliveroo che non consente l'accesso alle API, alle piattaforme, diciamo, che non siano piattaforme di cassa. E l'altra considerazione è che la ragione per cui i sistemi, le piattaforme di delivery non sono integrate con noi direttamente e con i principali sistemi di cassa è perché le API sono state rese disponibili non da moltissimo tempo e con difficoltà vengono concesse. Quindi in questo momento stiamo lavorando, come diceva Francesco, all'integrazione diretta con Deliveroo proprio perché finalmente abbiamo la possibilità di farlo. Esatto. Esatto, quindi sicuramente come quelli che sono nostri clienti da più tempo sanno che a noi piace continuare a inserire nuove funzionalità e rilasciarle di continuo, in questo momento abbiamo stravolto tutta la nostra linea di sviluppo proprio focalizzandoci molto sul tema delivery, perché in questo momento sappiamo che uno dei nostri doveri è quello di sostenervi. Una nota importante, tutti questi circuiti che vi ho detto, voi li potete utilizzare anche in contemporanea. Quindi non c'è necessità di utilizzarne o l'uno o l'altro. Voi potete utilizzarli anche insieme. Okay? Questo sta assolutamente a voi. Credo sia sparito la presentazione. Si vede tornata. Ok, benissimo. Ok, dunque, quindi dovreste vedere nuovamente appunto la presentazione. Allora, da questo punto di vista, quindi, vediamo subito l'ora. E, ecco, da questo punto di vista, quindi abbiamo visto le varie integrazioni. Vi ricordo anche una funzionalità molto importante di Sclobi, ovvero il fatto che se voi avete un vostro sito internet, una vostra app, vi ricordo che senza alcun costo, perché Sclobi non vi addebita nessun costo, voi potete integrarlo con noi. Tanti ristoratori l'hanno fatto già. Cioè, voi, se avete il vostro sito, la vostra app, che consentono già una presa ordini appunto per il cliente finale, con poche righe di codice, parlo da sviluppatore, potete fare in modo che quegli ordini finiscano direttamente su Sclobi. Quindi diventano centralizzati sempre lì. Da questo punto di vista, vi segnalo che per supporto su questi aspetti potete andare sul sito developer.scuole.com, indicato qua nelle slide, oppure scrivere una mail all'assistenza sviluppatori. Cosa succede quando ricevete una comanda in maniera automatica? In concreto, vi arriva una notifica, quindi sull'applicazione compare una notifica, in alto a destra trovate un contatore che si illumina con all'interno un numero, si illumina in arancione, con all'interno un numero, e il numero di ordini che voi dovete gestire. Ogni volta che arriva un ordine si incrementa quel numero, ogni volta che ne gestite uno si decrementa. Premendoci sopra vi compare un elenco, come vedete qua a destra, con appunto l'elenco delle comande. In questo esempio una comanda, un ordine quindi arrivato da Deliveroo con consegna di 13:20. Per chi non amasse solo ricevere notifiche, ma volesse gestire in maniera più automatica, vi segnalo anche che nel menu impostazioni alla voce automazioni è possibile attivare, con un solo tocco, la stampa automatica degli ordini arrivati dall'esterno. Quindi quando arrivano, in automatico viene emessa la comanda. Sottolineo, la comanda, non lo scontrino. Lo scontrino poi lo confermate voi nel momento in cui volete chiudere. Vi ricordo anche che sul nostro sito, su sclobi.com/integrazioni, è disponibile una lunga lista di integrazioni che di continuo aggiorniamo, incrementiamo e proprio tra l'altro alcune questa settimana, alcune la prossima verranno aggiunte, di continuo cerchiamo di aggiungerle. Devo dire che abbiamo dei partner molto reattivi che ci chiedono di entrare all'interno di questi servizi. Alcuni di questi servizi sono gratuiti, altri a pagamento. La cosa molto interessante è che
ovviamente abbiamo creato delle schede con cui voi avete tutto raccolto, tutte queste opportunità, perché sono realmente opportunità, e scegliete in autonomia quello che volete. Vi ricordo anche, ecco, mi interrompo soltanto un attimo, perché c'è una domanda di Gian Maria Rastelli. Semplicemente integrazione, avete integrazioni attive o in corso per la gestione delle prenotazioni online, sperando che i ristoranti riaprano presto? Allora, intanto è doveroso dire, sì, speriamo che riaprano presto, perché io, come immaginate, non vedo l'ora di uscire di casa, di andare a godermi la bella stagione che sta arrivando in uno dei vostri bellissimi ristoranti. In questo momento no, non abbiamo la gestione delle prenotazioni, ma sta arrivando. Sta arrivando e abbiamo, come dicevo prima, era prevista proprio a breve, non vi posso dire delle date. Abbiamo stravolto un pochino la nostra linea di sviluppo in questo momento proprio per dare priorità invece al delivery e a questi strumenti, però appunto prossimamente sarà sicuramente disponibile e vi ricordo i nostri canali sempre per essere aggiornati su questo. Okay. È arrivato il momento domande. Ecco, vi ricordo comunque che non solo il nostro blog è disponibile, ma anche il nostro servizio clienti è disponibile. Vi ricordo quindi telefono e WhatsApp allo 011 070 1550, un numero di rete fissa normalissimo, nessuna tariffazione aggiuntiva, potete chiamare oppure mandare un WhatsApp. Se preferite potete mandare un'email o andare sul nostro sito supporto.scrobi.com in cui trovate tutte le guide. Tra l'altro anche dall'applicazione, quando voi entrate in Scrobi, trovate un bottone assistenza, guide e supporto, se ci prendete sopra andate appunto alle guide. A questo punto, ci sono su questi temi di cui abbiamo parlato, ci sono delle domande su cui volete approfondimenti? Dei temi di cui non abbiamo parlato in modo abbastanza esteso? Ovviamente, tra l'altro, è molto interessante il fatto che di tutti i partecipanti a questo webinar, all'incirca il 71%, ovviamente abbiamo fatto il webinar, il nostro team ha fatto anche dei sondaggi, vi segnalo anche che il 71% dei partecipanti a questo webinar ha dichiarato di non fare al momento food delivery, quindi di non fare consegna a domicilio. Questo è un dato molto interessante perché in realtà è un'opportunità in questo momento. Così come molto interessante il fatto che il 20% delle persone che hanno partecipato a questo webinar ha dichiarato di ricevere riceve ordini tramite il proprio sito internet. Questo, complimenti, è una cosa molto bella e vi segnaliamo che potete riceverli anche automaticamente dal sito internet su Scrobi, come abbiamo citato prima. Ecco. Abbiamo un'altra domanda, Francesco. Ecco, dunque, signor De Laurentiis chiede da dove si seleziona la piattaforma di delivery in Scrobi? Allora, intanto, e vedo anche sotto, c'è un'altra domanda abbastanza simile, come avviene l'integrazione con i sistemi di delivery? Lo fa il gestore delivery o assistenza Scrobi? Allora, intanto, sulla pagina integrazione di Scrobi trovate proprio le indicazioni di cosa vi serve per utilizzare il servizio e a chi fare riferimento per cosa, perché ovviamente ogni integrazione può essere leggermente differente. Sicuramente in ogni caso il nostro servizio clienti è a disposizione per rispondervi, quindi per dirvi qualora abbiate dei dubbi potete chiedere, ma vi garantisco che all'interno già del nostro sito trovate alcune di queste informazioni. Il collegamento, chi lo fa? Il collegamento a volte lo facciamo noi in concreto, a volte lo fa il partner, dipende sempre dalla situazione. Normalmente la procedura è si collega, si fa qualche giro di prova, ok, perdonate il termine automobilistico, e
una volta che si va a regime si sta tutti ovviamente molto più rilassati. Il signor Perinati scrive: la presa della comanda è stata implementata con le varianti in aggiunta e in diminuzione per singoli ingredienti, ora più che mai la gestione precisa dell'ordine delle comande fondamentali Just Eat lo permette. Allora, sicuramente abbiamo migliorato un insieme di funzionalità legate alla presa comando e simile, e inoltre proprio nel prossimo aggiornamento che arriverà di Scrobi abbiamo inserito anche delle migliorie proprio in tal senso, in modo tale da supportarvi proprio sulle richieste di cui citavo. Il signor Steli: si riesce a rivedere il processo di importazione ordini automatici, gestione e successivo report contabile della sola delivery? Quello che vi consiglio su questo, fermo restando che questa presentazione sarà disponibile anche come video entro un giorno al massimo, dovremmo riuscire a pubblicarlo appunto come video disponibile sul nostro sito, quindi in cui potete rivedere appunto i passaggi precedenti. Poi su ulteriori approfondimenti, qualora non vi vengono in mente in questo momento, potete fare riferimento al nostro servizio clienti, ovviamente. Sì. Su questo, scusami Francesco, alcuni dei servizi con cui siamo integrati, in particolare Struca e Eatintime, hanno anche una piattaforma di back-end, e cioè la possibilità di accedere a tutta una serie di dati di gestione su cui sono disponibili report molto puntuali sulla gestione e i numeri del delivery. Diciamo che da questo punto di vista vi rimandiamo ai seminari che stiamo organizzando nei prossimi giorni di approfondimento delle singole piattaforme, perché ovviamente la problematica è molto ampia e complessa e ogni piattaforma ovviamente ha funzionalità diverse dalle altre, per cui non esiste una risposta standard, bisogna fare riferimento alla singola piattaforma. Esatto. Normalmente quando un cliente decide di attirare un delivery in maniera professionale, cioè con buoni e discreti volumi, l'ideale è fare un'analisi preliminare di quelle che sono le esigenze e orientare la scelta su una piattaforma piuttosto che sull'altra in funzione appunto delle esigenze gestionali. Ok. Esatto, infatti con questo hai risposto anche al signor Raffaele che chiede infatti se ci saranno a breve altri webinar sulle funzioni di Scrobi. Sì, ribadiamo che ce ne sono già stati, ad esempio quello di Fortem, e continueremo proprio su questi webinar ovviamente non vogliono essere, in questo momento non ci interessa fare dei webinar spot pubblicitario, ok? Ma abbiamo chiesto a tutti i partner di darvi dei contenuti concreti, di farvi capire cosa significa in termini di tempo, di costi, mettere in piedi questi servizi, spesso e volentieri i costi anche quasi assenti, dargli dei consigli. Sicuramente nel mondo dei delivery ci possono essere tante cose, come ha detto Max, quindi dargli dei consigli importanti. Chi ha piacere, come il signor Luigi Genoni, di approfondire, ovviamente gli suggeriamo di sentirci successivamente, anche già nel pomeriggio, in modo tale che in modo one-to-one possiamo approfondire le specifiche esigenze. A breve vi anticipo, non so se l'hai già fatto tu Francesco, perché purtroppo ho avuto un problema a collegarmi all'inizio seminario, che sempre sul nostro blog a brevissimo saranno disponibili anche dei link a degli approfondimenti sul tema dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, della possibilità di utilizzare il proprio personale come i camerieri, per esempio, come persone per il delivery. Come si può fare, con quali regole, con quali vincoli, con quali tempi, con quali formalità, tutte tematiche che immagino starete affrontando in questi giorni. Sappiamo che il decreto è scritto in decretese, in politichese, in giuridichese, e quindi è difficilmente comprensibile, lascia spesso ampi spazi ad interpretazioni non certe. Per tale ragione noi abbiamo identificato un soggetto, un gruppo di ristoratori e consulenti che invece da questo punto di vista sono molto preparati e che nel giro di pochissimo tempo riescono a filtrare i contenuti scusate che qui sembra che stia per chiudersi il seminario, Francesco, dicevo che filtrano e traducono in italiano corrente
quelli che sono i contenuti dei provvedimenti del governo e non solo. Per cui anche su questo restate in contatto, soprattutto con il nostro blog, perché a brevissimo ci sarà il link ad alcuni webinar che parlano di queste materie e anche il link ad alcuni documenti che sono quelli che vi dicevo traducono sostanzialmente in italiano i provvedimenti recenti. Esatto, quindi rimanete in contatto sul nostro blog, che appunto andate su sclobi.com e accedete al blog, o seguite i nostri social. E, bene, vedo che anche qualcuno è già partito con le domande o a registrarsi per il proprio sito, questo è molto valido. Bene, ci sono altre domande? Mentre attendiamo se ci sono altre domande, volevo ancora fare un approfondimento sul tema dei ticket che è stato citato prima. Sappiate che una delle N integrazioni già disponibili oggi per chi maneggia parecchi ticket, magari su più circuiti, esiste una integrazione, appunto un'applicazione che se volete possiamo approfondire in sede bilaterale, che è in grado di ridurre il numero di POS sulla vostra cassa, uno per ogni emettitore, e di utilizzarne uno unico come gateway, cioè come interfaccia nei confronti di tutti gli altri. È un servizio molto interessante. Chi dovesse maneggiare più di 400-500 ticket al mese potrebbe pensare di attivarlo, perché a pochissimi millesimi per ogni ticket gestito è in grado di semplificare moltissimo la gestione e soprattutto di essere integrato direttamente con il nostro sistema di cassa. Esatto, vi ricordo che ovviamente questo, nel momento in cui finisce l'emergenza, è legato specialmente alla gestione dei ticket fisici, cioè quindi che siano elettronici o che siano cartacei, ma all'interno del punto vendita. Non è una soluzione che in questo istante può gestire il tema ticket in remoto, ma può essere molto valido per la gestione di ticket in sede. La domanda che state ponendo, come si chiama? Si chiama QSave. Sicuramente è uno dei primi che stiamo inserendo, cioè che abbiamo inserito, non sarà forse l'unico sistema che sarà appunto abbinato con noi, però crediamo sia un punto molto importante. La fatturazione elettronica standard attiva? Se sì, anche la fatturazione... signor Mauro, credo di non... Ah, ok, ho capito, chiedo scusa la domanda. Lo stai chiuso in casa può limitare un pochino dal punto di vista cerebrale. Sì, abbiamo ovviamente anche la fatturazione standard, quella sì, l'ho data per scontata. Diciamo che oggi non siamo entrati, lo faremo magari in altri momenti, in tutte le funzionalità di Sclobi. Oggi ci siamo concentrati sulle funzionalità che servono in questo momento. La fatturazione standard è presente, anche in quel caso è possibile fare la fattura in maniera molto veloce, anche con la connessione col sito della Camera di Commercio, da cui recuperiamo i dati dell'azienda. È possibile inviare anche lì la copia di email se si vuole o stamparla. La fatturazione a fine mese degli scontrini appunto sospesi, o meglio dei scontrini per corrispettivo non riscosso emessi durante il periodo, che può essere il mese, può essere la settimana, può essere quello che si vuole, assolutamente sì, è una funzionalità presente su Sclobi da tanti anni e su cui ovviamente non possiamo fare un approfondimento in questo momento, ma è disponibile la guida sul nostro sito e il nostro servizio clienti è disponibile. Tra l'altro ricordo a chi non fosse nostro cliente che è possibile accedere gratuitamente alla demo del nostro prodotto, basta andare su sclobi.com e inserire la propria email, si riceverà appunto una demo e potete ovviamente chiamare il servizio clienti per ogni domanda. Domanda per l'estero, arriva una domanda da signor Scotton. Sì, Roberto Scotton è un potenziale rivenditore estero con cui siamo in contatto da tempo. Ciao Roberto, buongiorno. Ok, vorrei sapere qual è la previsione della vostra ditta per quanto riguarda l'isolamento delle stringhe per il mercato greco. Allora, diciamo che non possiamo entrare su
queste domande magari in questo webinar. Sicuramente ci sono diversi paesi del mondo in cui oggi siamo già disponibili, seguendo principalmente i nostri clienti italiani. Siamo presenti in Francia, in Spagna, Malta, Irlanda, in Grecia, Mali, Tunisia, quindi sicuramente tanti paesi in cui seguiamo i clienti su fiscalità diversa da quella italiana. In particolare, certo, ci sono anche paesi in cui stiamo approfondendo, però lasciamo un attimo gli approfondimenti sul divenire per i paesi esteri magari a un momento incontro a parte. Vediamo se arrivano delle altre domande in questo momento, altrimenti non ne dovessero arrivare. Direi che abbiamo fatto una buona oretta di lavoro. In questo momento sicuramente alcuni di voi stanno per andare al proprio locale per organizzarsi per appunto la gestione delivery di oggi, o magari per chi non lo facesse è proprio un buon momento per approfondire col nostro team appunto come gestire il delivery nel vostro locale in maniera efficiente e il più possibile automatizzata. Quindi questo è molto importante. Va bene, allora io direi, vi ringrazio a questo punto per questa grande partecipazione, siamo molto felici, la prossima volta cercheremo di avere un po' di posti in più per la partecipazione. La domanda sulla chiusura fiscale della giornata, c'è la suddivisione delle vendite per le varie piattaforme, c'è nel report che può essere visualizzato e stampato, quindi sì, potete andare a vedere nel report che può essere visualizzato e stampato, non nella cosiddetta chiusura fiscale, nel senso che quello è il report di fine giornata. Bene, allora grazie a tutti voi, vi auguro buon lavoro, un buon pomeriggio. E sicuramente sono certo che con la collaborazione di tutti ne usciamo velocemente da questo. Grazie e buon pomeriggio. Tenete duro. Arrivederci a tutti. Arrivederci.